Ciao ragazzi, oggi voglio provare insieme a voi il nuovissimo fondotinta di Rimmel, cioè il Lasting Finish 25 Hours Breathable. Non bastava che dicessero 24 ore, cioè che dura una giornata, loro ci hanno aggiunto anche un'altra ora, quindi secondo loro questo fondotinta dura 25 ore. Non so se anche a voi hanno sbomballato di pubblicità come hanno fatto a me, praticamente ogni video che aprivo si apriva con la pubblicità di questo fondotinta. Alla fine ho detto devo provarlo, sono sicura che tantissimi ragazzi sono curiosi di come funziona questo fondotinta qui, quindi devo fare assolutamente un video test al più presto e vedere se veramente questo è un buon fondotinta. La copertura di questo fondotinta è media, le colorazioni disponibili sono soltanto 5. Sono andata da Acqua e Sapone a comprarlo e c'erano solo 5 colorazioni, pensavo in quel negozio ce ne fossero 5, invece sono così e basta. Sicuramente questo è un punto a sfavore perché per molte persone sarà sicuramente difficile trovare il proprio colore, anche perché non sono molto scuri, arrivano a coprire fino una tonalità media di pelle ma non vanno più di là, quindi sicuramente per molte persone sarà difficile trovare il colore giusto e questo credo sia veramente un grande punto a sfavore. Secondo loro dovrebbe andare bene per tutti i tipi di pelle perché non indicano un tipo specifico per cui questo fondotinta possa andare bene. Io ho una pelle secca, vedremo come funziona su di me, ma per pura coincidenza Giulia, che è una ragazza che ha un altro canale YouTube, ha comprato questo fondotinta lo stesso giorno in cui l'ho comprato io. Lei ha una pelle mista tendenzialmente grassa, quindi se siete curiosi di vedere come lavora su quel tipo di pelle vi lascio qui sotto il suo video test recensione, così potete andarlo a vedere e vedere appunto come lavora sul suo tipo di pelle. Secondo Rimmel dovrebbe essere una formula innovativa perché è un fondotinta idratante che ha un SPF 20, però è un fondotinta che dovrebbe lasciar respirare la pelle, non so in che modo, è un tipo di formulazione diversa dai classici fondotinta secondo loro, e quindi questo fondotinta dovrebbe essere fighissimo, super leggero sulla pelle, non si dovrebbe sentire, allo stesso tempo lasciar respirare la nostra pelle. Qui dietro c'è scritto di agitare bene prima dell'uso, infatti l'ho provato in negozio per scegliere il colore giusto ed è un fondotinta molto liquido, quindi dovete miscelarlo per far sì che il pigmento si mischi bene con tutta quanta la parte liquida. Il colore che ho preso io è il 100 Ivory, che è la colorazione più chiara. Vedremo se va bene per il mio tipo di pelle, perché quella dopo la 101 era più rosata e quella dopo la 200 era troppo scura. Lo agitiamo, zoom un pochino e iniziamo subito con l'applicazione. L'applicatore è fatto così, cioè è tipo una specie di correttore gigante. Proverò a metterlo sulla parte destra del mio viso con il pennello perché, essendo un fondotinta così tanto liquido, credo che applicandolo con la spugnetta venga assorbito dalla spugnetta. Allora, primissime impressioni, il fondotinta si asciuga velocissimamente, mette leggermente in evidenza i miei pori e secca leggermente questa zona, quindi forse sarà un fondotinta più adatto ad una pelle mista o comunque non secca. Penso che continuerò ad applicarlo con il pennello perché mi sembra buona l'applicazione, e con la spugnetta appunto ho paura che il fondotinta venga assorbito tutto quanto dalla spugnetta. Il colore è giusto ma non perfetto, è leggermente più scuro del mio colore di pelle e se si ossida leggermente di più diventerà più scuro. Se avete un colore di pelle molto molto chiaro, purtroppo neanche per voi c'è un colore adatto, perché questo è il colore più chiaro ed è anche un pelino più scuro del mio colore. Ragazzi, questo fondotinta odora come una Yankee Candle, non mi ricordo assolutamente quale, ma vi posso assicurare che odora come una Yankee Candle. Questo è il risultato con il fondotinta applicato su tutto quanto il viso. Il fondotinta mi sembra si sia ossidato leggermente, infatti è un po' più scuro del mio colore di pelle. Questi colori non mi piacciono tantissimo, anche dal video sembro più scura del solito, insomma. Sul mio viso secca leggermente, ho paura che non vada bene per un tipo di pelle normale secca, ma sia più adatto per un tipo di pelle più mista, tendenzialmente grassa. Infatti sono curiosissima di vedere come lavora sulla pelle di Giulia, se lavora in modo diverso appunto dal mio tipo di pelle. La copertura è medio-bassa, modulabile come dicono loro, direi sì, ma fino a un certo punto, nel senso che non ne posso mettere tanto sopra, altrimenti viene un pasticcio. Proviamo ad aggiungerlo, vedete quanto è più chiaro rispetto, sì, si vede anche dal video, quanto è più chiaro quando lo applico rispetto a poi quando si ossida
sul mio viso. Proviamo ad aggiungerne un pochino. Sì, infatti direi modulabile fino a un certo punto, perché anche aggiungendone altro non è che la coprenza cambi. È abbastanza difficile anche sfumarlo, perché si asciuga veramente molto molto in fretta. Dovete essere super veloci a lavorare questo fondotinta, non potete applicarlo su tutto quanto il viso e lavorare prima una zona e poi un'altra, altrimenti il prodotto si asciuga prima da una parte e mentre appunto lavorate magari l'altra guancia, e poi rischiate di trovarvi con una striscia che non riuscite a sfumare. Quindi sicuramente questo è un consiglio da tenere a mente. Ora vi zoomo e vi faccio vedere cosa succede sul mio viso. Vedete che in questa zona dove ho qualche imperfezione la copertura non è altissima, ad esempio si vede ancora questa bollicina rossa qui. I pori in questa zona sono un pochino messi in evidenza perché il fondotinta è molto molto asciutto, e su di me i fondotinta asciutti fanno vedere tantissimo i pori in questa zona. E se ci fate caso, il fondotinta è leggermente ghiacciato in questa zona perché si asciuga velocissimamente e quindi non riesco a sfumarlo bene nelle zone più secche del mio viso. Sul resto del viso la situazione è praticamente la stessa. L'unica cosa che devo dirvi è che è un fondotinta che si asciuga molto ma non lo sento tirare. Cioè, quella cosa che dicono loro è idratante per tantissime ore, penso sia vera, perché è asciutto ma allo stesso tempo non sento tirare il mio viso, cosa che reputo positiva, perché se avete magari delle pellicine non tende a metterle in evidenza, questo devo sottolinearlo. Questo è il risultato con la nostra base terminata. Devo dire, l'effetto è comunque un effetto naturale, leggero, molto molto carino. Secondo me, vi ripeto, non è adatto ad un tipo di pelle molto secca, però la cosa strana è che non sento tirarlo anche essendo così asciutto. È veramente una sensazione molto molto strana, perché non sono abituata a sentire questa sensazione con i fondotinta più matte e più asciutti. Per il momento questo fondotinta non è tra i miei fondotinta preferiti, o non è un fondotinta che mi fa dire wow, è un fondotinta bellissimo. Vado a finire il mio trucco e ci vediamo tra poco. Mamma, sarai nel mio video oggi, va bene? Va bene. Allora, saluta. Ciao. Allora, oggi fa freddissimo, fa tipo, non lo so, adesso saliamo in macchina e vediamo. Stiamo andando a fare tipo l'ultimo pensierino di Natale che ci è rimasto da fare, e ovviamente siamo in ritardo, e poi andiamo a fare la spesa e a ordinare il pesce per la vigilia. Ti faccio reggere la macchinetta a te, guarda. Ah, okay. Mamma. Allora, la macchina segna 6 gradi, ma in realtà secondo me fa più freddo. O comunque magari fa 6 gradi. Lo percepiamo. Esatto. Più. Ecco fatto. Guarda, ecco, se lo reggi di qua è più comodo. Vabbè, fallo come stai più comoda te. Noi dobbiamo andare Tuscolana, vero? Tuscolana, sì. Hai già visto, non c'è bisogno che suoni. Allora, mamma, sto provando il nuovo fondotinta di Rimmel, che è quello che fanno la pubblicità, non so se l'hai visto. No. Vabbè, fanno un sacco di pubblicità di questo nuovo fondotinta, tipo che puoi rientrare anche tu nell'inquadratura. Ah, ok. Sennò mi sento ospite. Mi devi dire com'è. Secondo bello. Te. Ti piace? Sì. Un bel effetto? Un bel effetto, sì. Te lo faccio provare. Va bene. L'unica pecca di questo fondotinta è che quando lo metti è chiaro di un colore, poi si ossida e diventa scurissimo. Infatti ho dovuto mettere un sacco di terra sul collo, perché tipo hanno fatto solo 5 colori e praticamente quello più chiaro, quando lo metti è chiaro e poi diventa scuro. E quindi potrebbe andare bene. Quindi potrebbe andare bene. Esatto, lo faccio provare a mamma. Però okay. Sei già truccata? No. No, non sei truccata, quindi quando torniamo a casa lo faccio provare a te. Va bene, grazie. Allora, siamo arrivate. Il problema, siamo sulla Tuscolana. Il problema è che c'è il delirio oggi, ovviamente. Ce l'aspettavamo. Infatti sono in doppia fila, naturalmente, ad aspettare mamma, che sta andando da Yves Rocher per vedere se c'è tipo un'acqua profumata da regalare a mio cugino. Diciamo che, ve lo dico, tanto ormai Natale è passato e il regalo sarà già ben che scartato, ma mio cugino poi non guarda i miei video, quindi insomma, anche se ve l'avessi detto prima di Natale non ci sarebbe stato alcun problema. E è un regalo supplementare, perché già gli abbiamo fatto un regalino, però volevamo insomma renderlo un pochino più carino, quindi adesso mamma è andata a vedere
se trova un'acqua profumata. Stiamo andando anche alla ricerca tipo di una pentola a pressione gigante, perché dobbiamo cucinare per un esercito e per evitare di fare 6.000 cotte, si dice così, sì, comunque di cuocere in diverse volte sia la verdura sia l'arrosto, tutte le varie cosine che prepareremo per Natale. Stiamo andando alla ricerca di una pentola a pressione, ma io gli ho detto a mamma che sarà impossibile trovarla, soprattutto perché manca così poco tempo per Natale, quindi a parte che c'è il delirio e andare in giro è veramente impossibile, non vedo l'ora di tornare a casa e soprattutto sarà difficile perché magari sono state già comprate da tutti quanti. Comunque ragazzi, alla fine, guardandomi nello specchietto della macchina che rivela ogni piccola cosa che non ci piace, ogni piccolo pelo di sopracciglia, c'è questa giacca che ha la cinghia della cinta che fa sempre rumore, quando riprendo sentite sempre questo suono qui, ma è la cinghia della mia giacca. E guardandomi nello specchietto, adesso che il fondotinta si è un pochino riscaldato con il mio viso, con il calore del mio viso, devo dire che l'effetto non è per niente male. Ha un effetto comunque tipo levigante, abbastanza coprente. Devo dire che per adesso il fondotinta mi piace, anche se appena applicato non mi era piaciuto così tanto, però portandolo non è diventato peggio ma è diventato meglio. Ora sono curiosa di vedere come si comporta per il resto della giornata. Sto testando anche i rossetti liquidi di Wycon, perché ne ho presi di 4 colori e voglio farvi la recensione nelle prossime settimane, visto che in tantissimi mi avete detto appunto di acquistarli perché vi siete trovati bene e ero curiosa di provarli, e quindi li sto testando bene per farvi una recensione. Sono anche in ansia perché il video che dovrebbe uscire oggi, cioè mercoledì prima di quando esce questo video, si sta caricando. Sono in ritardo con il caricare video perché ho aspettato quei cavolo di ordini del Black Friday tantissimo tempo e sono rimasta indietro con girare i video per la settimana dopo, e quindi sto incrociando le dita che il video si carichi in tempo per pubblicarlo oggi, visto che il mio internet ancora fa schifo e a casa mia ancora non hanno messo la fibra. Eccoci qui ragazzi, sono passate circa 4 ore da quando abbiamo applicato il fondotinta, quindi neanche così tanto in realtà, e niente, volevo aggiornarvi un attimo sulla situazione. Il finish di questo fondotinta, come risulta sulla mia pelle, mi piace. E l'unico problema è che mi si è leggermente lucidato qui sul naso, però si è scurito ancora di più. Si è ossidato ancora di più da quando l'abbiamo applicato stamattina. Probabilmente così non lo vedete, ma se io struccassi una parte del viso si vedrebbe proprio la differenza del mio colore di pelle e di quanto si è ossidato il fondotinta. Quindi questo mi fa un attimo, diciamo, piacere di meno il fondotinta, nel senso che non si può prevedere il colore del fondotinta come diventa. Andate in negozio, lo provate, magari trovate anche il vostro colore giusto tra i pochi 5 colori che ci sono a disposizione, poi arrivate a casa, lo mettete sul viso e avete un'altra sorpresa. Se volevate acquistarlo, tenetelo a mente. Niente, io sono finalmente riuscita a mettere il video che avevo paura di non riuscire a mettere, quindi almeno quello sono riuscita a farlo. E ci aggiorniamo tra un po' sulla situazione fondotinta, anche se, come vi ho detto, penso che si veda anche dal video. Mi piace molto l'effetto che dà questo fondotinta, solo che ha qualche contro. Vediamo come si comporta, se rimane così, se tende a scurirsi ancora di più. Volevo chiedervi, vi piacciono questa tipologia di video che magari mentre provo i prodotti faccio una sorta di mini vlog della giornata? Perché a me piace farli e piace anche guardarli. Quindi se vi piacciono posso continuare a farli e magari posso diventare anche un pochino più brava e farvi vedere un pochino di più quello che faccio. Poi vabbè, questo periodo che è stato il periodo di Natale, in giro c'è il caos più completo e filmare in giro non è proprio il massimo, però passato questo periodo sicuramente riuscirò a filmare anche un pochino di più in giro. Quindi fatemi sapere e noi ci aggiorniamo dopo per vedere che cosa succede sul mio viso. Buonasera ragazzi, sono ormai le 6 di sera, sono passate un sacco di ore da quando abbiamo applicato il fondotinta e il fondotinta è rimasto come l'ultimo check. L'unica cosa è che si è leggermente lucidato nella zona T. Sul naso, diciamo, non proprio tantissimo, però un pochino si è lucidato sul naso e anche leggermente al centro della fronte. Adesso sto provando a fare una foto ai prodotti che mi vedete pubblicare su Instagram. Sono ovviamente con la mia tuta e le mie fantastiche ciabattone.
Ho comprato, a parte ho preso questo pannello qui di legno e ci ho incollato sopra una specie di carta da parati che ho comprato da Leroy Merlin per fare l'effetto finto marmo. E poi ho comprato questo coso qui su Amazon, che è praticamente una ring light da mettere intorno all'obiettivo della macchinetta, perché fare le foto dei prodotti quando non c'è luce è difficile. Quindi oggi voglio provarlo per la prima volta insieme a voi. Vediamo se le foto vengono bene oppure no. Cercherò di farvi vedere tutto quanto, compresa me. Questa qui è la macchinetta che utilizzo sia per girare i miei video sia per fare le foto. Me lo chiedete spesso che macchinetta utilizzo. Prima avevo una Canon 600D, però non aveva l'autofocus. Invece questa qui è una Canon 80D con l'obiettivo anche più lungo, che è fantastica sia per fare i video sia per fare le foto. Ora proverò a montare questo coso qui sopra. Allora, questo qui è la macchinetta con la ring light per l'obiettivo montata. Ora proverò ad accenderla. E questa è praticamente la luce che fa questa ring light, che dovrebbe illuminare tutto quanto. Ma magari prima di montare tutto quanto dovrei aggiustare i prodotti come voglio fotografarli, altrimenti sarà difficile. L'esperimento con la ring light è fallito per il semplice fatto che secondo me, siccome è buio e non c'è nessuna luce intorno, devo alzare troppo la luminosità della macchinetta e devo alzare anche troppo la luminosità della ring light e quindi la foto viene sflashata. Quindi proverò ad utilizzarla. Ah, non ho spento neanche la macchinetta nel frattempo. Quindi proverò ad utilizzarla magari domani, quando c'è un po' di luce naturale intorno e serve un pochino più di luce diretta per fotografare il prodotto, perché così non va bene. Se non dovessi piacermi, gliela rimando ad Amazon, però devo un attimo testarla meglio. Comunque, ragazzi, per questo fondotinta sono un po' nì. Non so se mi piace o se non mi piace, perché appena messo non mi ha colpito particolarmente, indossato durante il resto della giornata mi è piaciuto molto, adesso si sta leggermente lucidando, quindi questo fondotinta devo testarlo meglio, devo portarlo qualche altro giorno per capire se mi piace oppure no. Sono curiosissima di vedere anche il video di Giulia, di sapere che cosa ne pensa e di vedere come lavora di vedere come lavora questo fondotinta su un'altra tipologia di pelle. Penso che adesso andrò a togliere il mio trucco, visto che ce l'ho da tantissime ore sul viso. A lunga tenuta è un fondotinta a lunga tenuta, non si sente sul viso, ok? Lascia respirare la pelle, ok? Il problema sono le colorazioni che si ossida tantissimo e un altro problema fondamentale è che all'inizio, appena lo applico, non mi piace. Però devo vedere se magari è una cosa che mi succede oggi o mi succede sempre. Non lo so, devo testarlo un attimino. Se lo avete comprato e l'avete provato, per favore fatemi sapere che cosa ne pensate e che cosa succede sulla vostra pelle. Sono super curiosa anche perché voglio appunto un attimo capire se mi piace o no questo fondotinta. Sicuramente vi farò sapere come mi trovo, se mi sono trovata bene o male, se decido di usarlo oppure di non usarlo più in un altro video. Per il momento vi mando un grandissimo bacio, se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, come al solito lasciate un pollice all'in giù, all'in giù, all'insù. Ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!